La Vastese batte il Nereto 2-1 e conquista la semifinale playoff che giocherà mercoledì in casa del Trastevere. Biancorossi che al comunale erano padroni del proprio destino e che trovano nel feeling sul campo tra Stivaletta ed Alessandro nel tridente le armi migliori. Il Nereto invece da tempo retrocesso prova a chiudere in maniera dignitosa la stagione. Sarà un primo tempo per 40 minuti biancorosso con la squadra di D'Addario che mette subito le cose in chiaro al decimo, quando da una bella azione di Stivaletta sulla sinistra il suo tiro cross viene raccolto e depositato in rete da parte di Alessandro. 4 minuti dopo matura il raddoppio. Dagli sviluppi di un angolo c'è Cacci, salta con i tempi giusti, beffando la difesa di casa e portando i suoi sul 2-0. La Vastese tiene redini di gioco ed occasioni. Al 16esimo, da una punizione di Altobelli, Allegra di testa non trova di poco lo specchio della porta. Stivaletta prova poi a mettersi in proprio. Lo fa al 21esimo con un tiro dalla distanza che De Luca manda in angolo. Si ripete al 31esimo quando spara centralmente addosso all'estremo di casa, che si salva in qualche modo. Alla prima vera incursione offensiva però il Nereto affonda. Al 41esimo Antonelli scende bene sulla corsia sinistra e mette in mezzo un pallone che Pedalino in estirata mette oltre la linea di porta. Gara dunque riaperta poco prima di tornare negli spogliatoi. Del Grosso vara un Nereto più offensivo ad inizio ripresa con gli ingressi di Cipriani, Montano e Maione. L'atteggiamento dei padroni di casa cambia e si alza il livello dell'ostilità con la Vastese che non ha la stessa facilità di presentarsi dalle parti di De Luca come nel primo tempo. Al 16esimo è ancora Stivaletta però a cercare la rete facendo tutto bene nei movimenti tranne il tiro lontano dallo specchio di porta. Ancora Stivaletta qualche minuto dopo nella sfida personale all'estremo di casa si inserisce bene in area ma trova la parata bassa di De Luca che si ripete qualche istante più tardi in quello che sembra un comodo appoggio in rete di testa da parte del numero 10 biancorosso. Stivaletta prende la mira, va invece forse troppo sul sicuro e sul primo palo De Luca disinnesca in qualche modo il pericolo. Al 26esimo è clamorosa la chance che ha di testa Allegra da punizione di Altobelli. Il difensore non trova i tempi giusti, tutto solo per colpire di testa e di indirizzare il pallone in porta. Al 36esimo c'è ancora Ceccacci sul pallone, prima a protestare per un presunto fallo di mano avversario nei pressi dell'area di rigore e poi a far partire un tiro a giro che sfiora soltanto il palo più lontano. A livello di occasioni la gara si chiude praticamente qui. La Vastese conquista un posto playoff che mesi fa sarebbe stato forse utopia e festeggia in campo e negli spogliatoi, mentre il futuro del Nereto dopo la retrocessione sarà tutto da chiarire. Direttore, a parte i gavettoni per i festeggiamenti, alla fine della partita l'abbiamo visto anche commossa, perché è un risultato importante per la Vastese per cui lei ha lavorato tanto. Ma perché per me Vasto è la mia seconda famiglia, quindi questo è il terzo anno e da novembre, quando poi la società mi ha dato anche la parte tecnica, ho sentito dentro un dovere di far sì che tutti insieme, ringrazio tutti i collaboratori, tutto lo staff, dal magazziniere all'ultima persona, a tutti i giocatori, alla società che non ci ha fatto mancare niente, abbiamo detto in una riunione appena dopo la sconfitta di Recanati la domenica mattina, ho chiesto il loro aiuto. E gli ho detto che se loro mi aiutavano saremmo arrivati a una bella cosa, perché io ci ho sempre creduto, questa è una squadra che dà i valori importanti, ha uno staff tecnico importante, non ce lo dimentichiamo, che lavora 24 ore al giorno per Vasto. Vasto è una città che merita questo, il presidente lo dedico a loro, al presidente Bolami, a Scafetta, al presidente del settore giovanile Salvadorelli, perché la Vastese deve viaggiare ogni campionato su questi livelli, poi playoff non playoff, ma deve essere... Ho saputo in base ai risultati che siamo quest'anno la prima abruzzese a dover fare i playoff. Vasto merita questo. Adesso il campionato per l'appunto prosegue contro il Trastevere. Sì, intanto festeggiamo perché ce lo meritiamo, perché comunque sono 6 anni della gestione loro, la prima volta che c'è un risultato così, quindi intanto festeggiamo. Da domani ci mettiamo al lavoro, sicuramente i playoff è una partita diversa, lì ci siamo andati qualche settimana fa e senza la vittoria lì sicuramente oggi non stavamo parlando di playoff, dopo che purtroppo in casa col Fiuggi avevamo perso. Però è una squadra che combatte, ci crede. Tutti insieme da domani ci metteremo al lavoro e andremo a fare la nostra partita sicuramente a testa alta e con la voglia di magari
continuare un sogno. E che lo conosce bene, secondo lei ci sono possibilità per Bolami che alla fine cambi idea in ottica prossima stagione? Se ti leggo il messaggio capisci, ha detto che lui ha costruito questa società, questo gruppo insieme, ripeto, a Scafetta e Salvatorelli, e con il cuore ha detto saluta i ragazzi e digli che non mollerò mai. Quindi quello che avevo detto, la partita con l'Alto Casertano, spettava anche a noi a dare la spinta a una società, perché nel calcio non è vero che i presidenti devono solo tirare fuori i soldi, c'è un gruppo di lavoro e il gruppo di lavoro deve adempiere a degli obiettivi. Noi abbiamo adempiuto e posso già dire, a meno che non si rimangi la parola, mi ha scritto che continuerà e quindi starà con noi e sicuramente verrà in trasferta a Trastevere. Mister, che cosa possiamo dire al termine di questa partita e anche al termine del campionato? Ma io credo che nel contesto negativo di tutta la stagione, cioè purtroppo retrocedendo, qualcosa da salvare c'è. Purtroppo nella vita ci sono questi mancati obiettivi, però ecco, il calcio è così, c'è chi vince, chi perde, noi salviamo la dignità, ci siamo impegnati, non abbiamo mai disatteso il nostro lavoro, l'abbiamo fatto cercando di dare il massimo. E questo mettendoci sempre la faccia, questo credo che sia una cosa da salvare, quindi io ringrazio i ragazzi, ringrazio tutti, e purtroppo l'obiettivo ci è sfuggito, ci sono state tante cose che sono andate male, però ecco, dagli errori si impara molto, per me è stata un'esperienza in più e quindi io vado a casa con la coscienza a posto, dando un grande in bocca al lupo ai ragazzi e a tutti gli sportivi, insomma. Del grosso l'anno prossimo dove sarà? Già lo sa? Del grosso adesso va a casa, poi un altro anno del grosso non lo so che farà. Ripeto, io sono a posto con la coscienza, spero che qualcuno del settore abbia visto in me qualche qualità, e aspetteremo senza problemi.